avanti. Si accomoda. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Grazie. Allora, signor Dauria. 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 Il suo curriculum non è male, ma abbiamo alcuni dubbi circa le sue origini. Vede, il posto che noi offriamo è un posto di grande responsabilità. Abbiamo bisogno di qualcuno che sappia gestire le problematiche di una grande città come questa. E quindi tendiamo a non assumere personale che venga dalla provincia. Sant'Antonio Abate? Sì. E mi parli di questa cittadina? È il paese che mi ha cresciuto. E ha fatto un buon lavoro su di lei? Forse non sempre. Ma qualcosa mi ha lasciato, perché, vede, non è come gli altri. Siamo l'ultimo paese della provincia di Napoli, un po' dimenticato da tutti. Non siamo in pochi a viverci, ma nemmeno in troppi da non ricordarci i nostri nomi. Ci conosciamo tutti, o quasi. Lei si starà immaginando il classico paesino monotono, umile. Umile sarà il mio punto di partenza, ma non la mia voglia di affermarmi. Perché come ogni giovane abatese, il mio senso di rivalsa, la mia voglia di esplodere nel mondo, superano gli ostacoli che un sud sfruttato ci impone. Ed è anche la mia rabbia che mi ha portato qui da lei oggi, per dimostrare a tutti che anche Sant'Antonio Abate può creare giovani di valore. Perché ci è stato insegnato qualcosa che non si trova sui libri di scuola, qualcosa che troppo spesso viene ignorato. E cosa sarebbe? L'arte di sapersi arrangiare. Valore del lavoro. La consapevolezza dei sacrifici necessari per ottenere qualcosa dalla vita. Ed è questo che le offro, venendo qui, da lei, oggi. Giovanotto mi ha convinto. Lei è dei nostri. Va sicuro a firmare il contratto. Il posto è suo.